Buongiorno ragazzi, in questo video parliamo di un prodotto notevole. Di prodotti notevoli ce ne sono tanti. Nella scuola media di solito se ne affrontano uno o due, e questo è uno di quelli, e poi invece nella scuola superiore se ne fanno tanti più complessi che richiedono comunque una maggiore elasticità mentale. Vediamo quello base, il quadrato di un binomio. Che cos'è? Se io scrivo A più B al quadrato, cioè alla seconda. Qual è il significato di A più B alla seconda? Vorrebbe dire A più B per A più B. Faccio i miei calcoli. Se avete qualche dubbio sui calcoli con i polinomi, vi rimando a un video precedente dove spiego appunto i polinomi. E allora avrò A alla seconda, poi più AB, più AB, più b alla seconda, quindi verrebbe a alla seconda più due volte ab più b alla seconda. E quindi quando io ho il quadrato di un binomio, senza fare tutti i calcoli, posso direttamente riferirmi a questa scrittura. Il quadrato di un binomio sarà il quadrato del primo termine più il doppio prodotto del primo termine per il secondo, più il quadrato del secondo termine. Questo prodotto notevole, il quadrato di un binomio, si può spiegare anche con un disegnino che mette in evidenza la situazione. Allora, facciamo che A è lungo due quadretti e che B è lungo tre quadretti. Quindi lo consideriamo come un segmento. Allora, voglio fare il quadrato, quindi devo immaginare un quadrato che abbia il lato di tre quadretti più due quadretti, quindi lo disegno 3, 2 e poi avrò quindi questa situazione qua. Questo è A, questo è B, questo è B, questo è A. Allora, questo quadrato che area avrà? B per B, B alla seconda. Questo quadrato che area avrà? A per A, A alla seconda. E poi questo rettangolo avrà l'area A per B e anche questo rettangolo avrà l'area A per B. Quindi vedete che il quadrato di questo binomio, cioè A più B per A più B, se io faccio l'area del quadrato, sarà la somma di A alla seconda, ed è questo, di due volte A e B, ed è questo, e poi ancora B alla seconda. Quindi questo è un modo per visualizzarlo. Bisogna poi imparare a memoria, perché comunque ci sono degli esercizi anche con le frazioni un po' complessi, non posso ogni volta andarmi a fare il ragionamento, però questo è per capire. Allora, quadrato di un binomio, il quadrato del primo, il doppio prodotto del primo per il secondo e il quadrato del secondo. Vediamo un esempio numerico che mi sono scritta e me lo sono scritto con le frazioni, perché tanto le frazioni creano sempre difficoltà. Vediamo, se io ho 2 terzi a alla seconda x più ax alla seconda. Allora cosa devo fare? Il quadrato del primo, quindi sarà 4 noni alla quarta x alla seconda. Il doppio prodotto, cioè 2 terzi per 1, il doppio, quindi più 4 terzi, proprietà delle potenze, alla terza x più il quadrato del secondo a 2x2. Controlliamo di aver fatto giusti i calcoli: 4 noni alla quarta x alla seconda più 4 terzi alla terza x alla seconda. Ecco, infatti, sì, x per x alla seconda, ne ho dimenticato un pezzo, e poi alla seconda x alla seconda. Bisogna fare molta attenzione, sempre ricontrollare e riverificare, perché ci si perde facilmente. Quindi potenza, numero, lettere. Vediamo un altro caso dove vi metto il segno meno, che cosa succede? Più 1/2 a y meno 4 y alla seconda. Allora, il quadrato del primo più 1/4 alla seconda y alla seconda. Il doppio prodotto, quindi sarebbe 4 per 1/2 per 2, quindi meno 4
y alla seconda. E poi il quadrato del secondo più 16 y alla seconda. Ricontrolliamo di aver fatto giusto, quindi il quadrato del primo, un quarto, le lettere sono giuste, il prodotto deve essere il doppio, quindi 4 per un mezzo per 2, il segno è giusto perché più per meno, le lettere vanno bene e poi qui attenzione perché anche se meno 4y, essendo alla seconda, il segno è sempre più. Quindi non è difficile, io dico che la matematica è facile, però bisogna stare molto attenti, se uno le cose le fa con calma e le ricontrolla, la matematica è facile. Arrivederci da BB Prof.